E allora, derby d'Italia alla Juventus. Ha deciso questo posticipo della 25esima giornata, un gol di Matri. Buonasera da Stefano Peduzzi della redazione sportiva di Odeon. Andiamo subito a vedere la classifica, un successo importante che rilancia i bianconeri di Gigi Del Neri in zona Europa. Ora la Juventus è a meno 3 dall'Inter, Inter che dovrà giocare mercoledì alle 18:30 contro la Fiorentina. La distanza dalla zona scudetto rimane abissale, a meno 11. Comunque una vittoria che rilancia le ambizioni della Juve. Male l'Inter, ne parleremo nel corso di questa puntata. Naturalmente parleremo anche di questo fenomeno Napoli, Napoli che è andato a vincere per 2-0 ieri in anticipo contro la Roma, e apriremo proprio così questa puntata di Campionato dei Campioni. Naturalmente aspettiamo tanti messaggi dai tifosi napoletani, e allora andiamo subito da Jessica a ricordare i nostri numeri per scriverci e anche il nostro account Facebook. Jessica, buonasera. Buonasera Stefano, sì, ricordiamo, scriveteci mi raccomando al 336-746-384 oppure sulla nostra pagina Facebook Campionato dei Campioni Posso Odeon farti TV. complimenti per il vestito? Davvero complimenti, anche Grazie. perché vi associate, bravi, bravi. C'è Besana un po' disorientato, anche i nostri colleghi tecnici, devo dire che hanno fatto un po' di Sono fatica a disorientato microfonarli. Va perché bene, non sì. diciamo nulla perché ci sono le compagne a casa che ci guardano. Jessica, Sono andiamo con la venuto a presentazione giocare degli con ospiti. voi. Sì, come dicevi tu, Stefano, è da poco terminato il derby d'Italia, ma noi rimaniamo in clima derby con i nostri ospiti. Parleremo infatti di Juve, che con questa vittoria si avvicina di più alla zona Champions, e parleremo di Juve con un ex bianconera, Alessio Tacchinardi. Buonasera Ciao, Alessio. buonasera, Forza Juve. Ecco, dopo parleremo di Juventus, tra l'altro Alessio ci riserverà una bella sorpresa per i tifosi bianconeri, E quindi Dai. per la curva nerazzurra troviamo il nostro opinionista Giancarlo Besana. Buonasera Buonasera a Giancarlo. tutti. Sempre più depresso, dai. No, complimenti alla Juve. Buonasera al giornalista di sport Mediaset Marco Barzaghi. Buonasera. Buonasera a tutti. E per analizzare la partita di questa sera ci affideremo al nostro mister in studio Alessandro Scanziani. Buonasera Buonasera a Alessandro. tutti. Buonasera all'assessore alla provincia di Milano, Stefano Bolognini, Buonasera a che è tutti. venuto in motorino qui questa Sono sera. stato spiritoso che mi hanno rubato l'altro Vuoi giorno, lanciare un ma guarda appello visto che ti hanno che rubato il motorino? No, quando lo scherzo. troverò nel tuo Ci garage. dispiace. E Con poi l'Antuono parleremo Salario. di crisi Inter con il nostro interologo Massimo Buscemi. Buonasera ai telespettatori, a tutto lo studio. Ciao Stefano, ciao Jessica. Ti è Non c'è piaciuta niente da parlare. Può capitare. Può capitare, quindi anzi sono Nel contento momento per peggiore Alessio, però. guarda, guarda. Va Oh, un po' di bene, gioia anche per noi. parleremo dopo di Inter-Juventus. Ma prima. Naturalmente chiedo alla regia di passarci in diretta le voci dagli spogliatoi. C'è il nostro Andrea Eusebio, già pronto all'Olimpico di Torino. Ci passerà a caldo tutti i protagonisti di questa grandissima sfida. Noi apriremo però con questo Napoli spettacolare, Napoli che ha vinto 2-0 ieri sera contro la Roma. Tra poco vedremo anche le immagini. Partirei subito da Alessandro Scanziani, poi la regia ci mostrerà in onda la formazione del Napoli. È un Napoli da scudetto, mister? Ma da scudetto non credo perché ha una rosa un po' troppo risicata. Le riserve non sono sempre all'altezza di chi è titolare fisso. Per cui se dovesse esserci qualche infortunio, magari anche prolungato, non Certo. solo di una giornata, penso che possa risentirne. Mi sembra che il Milan come organico sia nettamente superiore. Ecco. Per cui non so. Però sta facendo sicuramente un grandissimo campionato, e andare a vincere a Roma, anche se magari questa volta ti hanno dato una mano anche loro, però non è sicuramente mai facile. Escluso Bolognini della Lega Nord, c'è qualcuno in studio che crede nel Napoli vittorioso Io per la corsa scudetto? Tacchinardi. credo nello scudetto perché, a differenza del Milan, gioca la Champions. È vero che Napoli c'ha l'Europa League da Devono però. andare. Però devo dire che Napoli ieri a Roma mi ha fatto veramente una grandissima impressione. La personalità cambia un giocatore da stare al vertice o stare a metà classifica. Ieri ho visto una squadra che aveva veramente fame di cercare di ottenere qualcosa di importante. Ho visto dei giocatori con una giusta programmazione, giovani che Sì. corrono, che hanno ambizioni, che hanno voglia, che hanno fame di fare qualcosa di importante. E devo dire che queste caratteristiche possono cambiare. Certo, non ha una rosa come il Milan, come l'Inter, ma Però ripeto, l'abbiamo detto anche domenica scorsa, se nel Milan manca Ibra è un'altra squadra, quindi. Però hanno, scusami, adesso Vai, Buscemi. drammatizziamo un pochettino, hanno anche un eccesso sia la Roma che sia Napoli di salivazione. Io sarei molto contento se finalmente anche questa prova di televisiva Ho capito.
La salivazione l'hai capita. Dopo. Voglio una prova televisiva con tre giornate per uno e tre giornate per me. Come è successo a Samuel, che hanno misurato anche i centimetri. No. Già cominciano a dire, ma veramente il refolo di vento portava... No. Vai, Pisano. No, hanno detto bene Scanziani e Tacchinardi. La rosa. Ho detto il contrario. Circa la rosa. Che non credo lo scudetto, l'ho detto di sì. No, facciamo la carburare. Non su quel concetto, sul discorso. Voi convenivate sul discorso della rosa risicata. Non a caso, adesso io stavo proprio pensando, grazie anche all'assist di Buscemi, Sarivare. Che per esempio adesso se sarà squalificato, come sarà squalificato purtroppo, non è che c'è un Lavezzi dietro l'angolo pronto a subentrare. Per il Napoli è un dramma giocare senza Lavezzi. Chiaro. Barzaghi, ti è già capitato, immagino, quest'anno di commentare il Napoli per Sport Mediaset, Mascara non vale Lavezzi. No, però è un buon rinforzo. Il problema è che sono d'accordo con Scanziani e l'abbiamo anche visto, perché contro il Verona, contro il Chievo a Verona mancava Lavezzi e hanno perso... abbastanza, poi in più c'è questo ambiente contagioso che è difficile da tenere tranquillo. De Laurentiis e Mazzarri cercano di mantenere tutti coi piedi per terra, però anche io che sono stato anche recentemente a Napoli, l'entusiasmo è contagioso. Ma l'entusiasmo può essere anche un vantaggio. Sì, però soprattutto con gente con così poca esperienza come giocatori del Napoli. È anche giustificato. Può essere una buona spinta, ma può essere anche una responsabilità in più per i giovani. E l'abbiamo visto contro il Chievo, quando veramente se avesse vinto anche contro il Chievo, il Napoli sarebbe lì proprio sul Milan. Perché lunedì 28 febbraio, Monday night, ci sarà... Milan-Napoli potrebbe essere una partita davvero decisiva per le sorti lì di questo. Lì si capirà se veramente può puntare. Ma un leghista ha qualche simpatia per il Napoli lassù in classifica, Bolognini, sincero. Tu sai che io guardo la Serie B più, con maggior interesse stasera. Però sei tifoso dell'Atalanta, magari qualcuno a casa non lo sa. Beh, sicuramente sono tanti leghisti, magari interisti, che in questo momento fanno il tifo per il Napoli contro il Milan. Questo sicuramente, eccoli, Besano, assolutamente. Però credo che dopo tanti anni di egemonia dell'Inter, dove tutto sommato si parlava in buona parte solo di Mourinho, il fatto che ci sia un Milan rinnovato con Ibrahimovic, il Napoli che porta entusiasmo con questi tre davanti, il fatto che già adesso si parli se lo squalificano non ci sarà il 28 eccetera, da comunque linfa, interesse, entusiasmo a un campionato che negli ultimi anni, complice l'egemonia dell'Inter, un po' aveva perso di interesse. Eh sì, perché quante giornate potrebbe rischiare, Marco? Minimo tre. Lo spunto è considerato... Però a questo punto potrebbe rischiare di saltare... Però è stato provocato. Quindi c'è l'attenuante, la provocazione due, penso. Ma quella storia Il fatto è che, giustamente, Alessandro... Due giornate, quindi salterebbe. Fatti due conti. Napoli, ricordiamo che giocherà domenica prossima con Catania e poi ci sarà il posticipo con Milan. Il fallo successivo... Ma non lo sputo, non l'abbia visto. Nessuno dei quattro. Dipende cosa scrive. Naturalmente aspettiamo gli sms dei nostri amici napoletani. Jessica, ricordiamo subito i nostri riferimenti, sms e Facebook. Sì, allora 336-74-6384, la nostra pagina Facebook, Campionato dei Campioni Odio TV. La mano di Mazzarri, Alessandro Scanziani, quanto si vede in questo Napoli? Napoli che è stato ereditato nella scorsa stagione da Donadoni, Mazzarri l'ha trascinato in un grandissimo campionato che è culminato con la zona Europa. Sì, penso che Mazzarri in questo momento sia da considerare uno dei migliori allenatori del panorama, soprattutto italiano. Ha fatto molto bene a Reggio Calabria, ha fatto bene alla Sampdoria. Ha fatto bene a Livorno anche. È andato in difficoltà nel rapporto con Cassano, non ha avuto problemi a lasciare la Sampdoria con un anno di contratto ancora, si è messo in lista d'attesa, come ha preso il Napoli l'ha trasformato e quest'anno sta facendo molto bene. Ogni tanto hanno qualche battuto a vuoto, però in un campionato così ci può stare. Soprattutto quando manca qualche giocatore determinante, come può essere Lavezzi o Hamsik. Però sicuramente sta facendo cose straordinarie in base al materiale umano che ha, che non è sicuramente di primo ordine come altre squadre. Certo, Mazzarri che si è inventato anche questo tridente con Hamsik, Lavezzi e... ma c'è pazienza, l'ha voluto lui, però... Hamsik, se non ricordo male, Marco non era schierato dietro le punte, anzi giocava spesso e volentieri sulla linea di centrocampo. Alessio Tacchinardi, potrebbe essere un allenatore da Juve, Mazzarri? Visto a me piace molto, perché coi fatti ha dimostrato di essere un allenatore molto preparato, un allenatore che riesce a dare molti stimoli. Io mi sembra un po' il Mourinho italiano, riesce a stimolare al massimo
i suoi giocatori. A volte si sente anche bravo, a volte, però con i fatti ha sempre dimostrato di fare. E poi, onestamente, in tutte le partite che sto vedendo ultimamente, è quella che gioca il calcio migliore. Un calcio frizzante, veloce, dinamico. C'è da dire che fino adesso, scusa se ti interrompo, quando si tratta di incontri al vertice, non consideriamo la Roma quest'anno, perché pur giocando bene... Ha vinto anche San Siro con il Milan. Sì, no, ho capito, dire. Ho capito. È una di, ti una devo delle dire rose che comunque di tutta la Roma, il centrocampo è lento, la difesa non è il top. Se viene aggredita come l'ha aggredita il Chievo, entrano in difficoltà loro. Fino adesso le partite che hanno perso è quando sono sempre stati aggrediti. Vedi noi con l'Inter, la prima partita di Leonardo, abbiamo fatto un pressing per 90 minuti. Il Chievo ha fatto un pressing per 90 minuti. Però io penso che è cresciuta da quella partita contro l'Inter. No, è vero che ha avuto una battuta d'arresto col Chievo, ma ci può stare. Ah, certo. Però adesso, certo, sarebbe bello vedere anche la Vezza in campo nel posticipo delle domeniche, vedere Milan e Napoli, vedere se ha fatto un ulteriore salto di qualità. Perché è vero che l'ambiente lì va dalla depressione all'adattazione. Però con questi ragazzi qua giovani che hanno voglia di fare, secondo me Napoli può essere una candidata. In questo momento qua penso che sia l'unica candidata a dar fastidio. Cioè, fai fuori l'Inter stasera, attacchi Nardi? Dai, non siamo stati penalizzati da episodi. Questa Inter va piano. Ma adesso, questa Inter va piano. Va piano. Era una partita da pareggio sicura. Quando? Oggi? Sì. Se Cordova guardo oggi fa l'errore e come ti ha detto quella palla lì che non è da Eto'o, è un pareggio annunciato. Avremo modo di parlarne, so che scalpitate, che vorreste già parlare di Juve-Inter, ma avremo modo di parlarne tra poco con dei collegamenti con Torino. Io intanto ho visto lo studio di Firenze, c'è una sedia vuota, non abbiate paura perché tra poco arriverà Enzo Mucchione, sta chiudendo la sua pagina di QS, mi ha mandato prima un SMS, ci porterà la prima pagina di QS con il titolo che troverete domani sul QS in edicola. Tra poco andremo a Torino da Andrea Eusebio che ci passerà in diretta tutti i protagonisti di Juventus Inter subito dopo la pubblicità. Magari anticipiamo la pubblicità, parleremo di Milan che ha vinto ieri contro il Parma, ma c'è una vera e propria emergenza a centrocampo. Si è fatto male Pirlo, Allegri che si deve reinventare il centrocampo in Champions League contro il Tottenham. Noi siamo già in grado di darvi la probabile formazione del Milan contro il Tottenham e poi ampio post partita da Torino con Juventus Inter. Tra poco.